Buon pomeriggio e ben ritrovati per la prima edizione odierna del nostro telegiornale. I carabinieri della compagnia di Ischia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di un trentenne di Castelvolturno ritenuto responsabile dei reati di adescamento di minorenni, tentata pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico commessi nei confronti di un minore di 14 anni. Le indagini dei carabinieri di Ischia e coordinate dal sostituto procuratore la dottoressa Cristina Curatoli della quarta sezione fasce deboli della Procura della Repubblica di Napoli hanno permesso di ricostruire che l'arrestato da febbraio 2020 aveva adescato il minore attraverso Telegram e WhatsApp inviandogli foto intime e tentando di ottenere dallo stesso esibizioni pornografiche attraverso videochiamate e messaggi. L'attività investigativa è scaturita da una dettagliata denuncia della madre e della vittima che si è immediatamente rivolta ai carabinieri dopo aver scoperto che il proprio figlio stava intrattenendo delle conversazioni in chat a sfondo sessuale con un adulto. Le indagini, eseguite con escussione di testimoni, perquisizione e sequestro di apparecchiature informatiche, hanno inoltre consentito di rinvenire nello smartphone del trentenne un ingente quantitativo di materiale pedopornografico costituito da 114 immagini e 136 video dal contenuto pedopornografico. E una notizia che riguarda Capri: uno smottamento è avvenuto ieri a Capri in via Pizzolungo, una zona lontana dal centro storico che conduce ai Faraglioni e all'Arco Naturale, senza provocare feriti, la frana fortunatamente. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha dato incarico agli uffici tecnici comunali di apporre una segnaletica specifica per inibire il passaggio del sentiero che, partendo da Tragara, si inerpica con una ripida gradinata sino a via Matermania. Il sindaco ha dato anche incarico all'ufficio tecnico di avviare i lavori di ripristino e sgombero dei massi caduti sul piccolo sentiero e di avviare gli interventi cantieristici per poter ripristinare e mettere in condizioni di sicurezza sia la strada che l'intera area. E ieri pomeriggio il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, è intervenuto in diretta Facebook per alcune comunicazioni alla cittadinanza. Tanti temi toccati a partire dal Covid, con un bilancio della situazione isolana. Il servizio. Dobbiamo dire che nell'ultima comunicazione che abbiamo avuto in questa settimana, quindi giorno 3 di febbraio, abbiamo avuto una sorpresa positiva, perché abbiamo praticamente la parabola dei contagi che tende a ridursi. Ne abbiamo 69 sulla nostra isola, salvo aggiornamenti degli ultimissimi contagiati che comunque abbiamo appreso esserci in un cluster del comune di Forio. Dicevo che ne abbiamo 69, la scorsa settimana ne avevamo 136, quindi abbiamo avuto quasi un abbattimento del 50% rispetto alle ultime notizie, quindi questa è una cosa positiva. Per queste motivazioni l'isola di Ischia, quindi tutti e sei i comuni dell'isola di Ischia, rientrano all'interno della zona verde. Anche dal nosocomio Lacchese abbiamo notizie positive, abbiamo tre diciamo, ricoverati, però le condizioni, tranne in un caso che risultano essere un attimino più severe, sono condizioni da tutto rassicuranti. La situazione quindi appare sotto controllo. Dobbiamo continuare nel adottare delle misure quanto più diciamo, tranquille possibile, nel rispetto di quelle che sono le normative per evitare il contagio. Dobbiamo dire che questo nelle ultime ore abbiamo saputo che vi è un contagiato tra i dipendenti del nostro comune. Infatti oggi abbiamo disposto con celerità subito la sanificazione dei locali comunali e da lunedì vi sarà un accesso ancora più controllato rispetto a quello che si è fatto fino adesso. Noi abbiamo la porta, il portone d'ingresso del comune chiuso, si riceve per appuntamento e abbiamo una quota parte del personale che si avvicenda in smart working, proprio per ridurre al massimo la possibilità del contagio all'interno della casa comunale. Purtroppo, per vicende ricollegabili a contagi familiari, abbiamo avuto un nostro collaboratore nell'ambito del personale del comune che è risultato essere positivo. A lui e alla sua famiglia vanno gli auguri di tutti quanti noi, così come vanno gli auguri e esprimiamo vicinanza a tutti i contagiati della nostra isola. E restando sempre ad Ischia, sono pericolose le strade del comune. Buca e San Pietrini attentano alla salute di automobilisti, centauri,
ciclisti e pedoni. La denuncia arriva dai Verdi dell'Isola d'Ischia. Ascoltiamo la dottoressa Urraro. Non è soltanto un problema di chi cammina con le auto e i motorini, ma anche chi va a piedi. Imbattersi oggi nello stato del manto stradale in diverse situazioni delle nostre vie, non soltanto quelle centrali dell'isola. Maria Rosaria Urraro, allora abbiamo Buque, San Pietrino, insomma un pericolo costante. Sì, tu hai detto bene, auto, piedi, persone che vanno a piedi, motocicli e anche biciclette. Io infatti adopero la bicicletta elettrica e... Oggi le strade di Ischia sono veramente Ischia è una groviera. Praticamente abbiamo buche dappertutto, la sopraelevata versa in condizioni pietose, a livello infatti del Belvedere si è aperta una fossa che se uno ci va dentro con la bicicletta la deve solo gettare. Poi hanno messo questo asfalto a freddo che infatti si sta già deteriorando. Per non parlare poi dei San Pietrini, e allora io non capisco come è possibile mettere dove appunto in una strada a percorrenza auto i San Pietrini. I San Pietrini sono per le zone pedonali, cioè noi non possiamo pensare di avere Piazza Antica Reggia dove appunto finisce l'asfalto poi cominciano i San Pietrini. Ditemi voi che servono quei San Pietrini, prima di tutto il rumore, quindi diciamo il motore del rotolamento dello pneumatico di notte, queste macchine, io mi metto nei panni delle persone che abitano lì, quindi un inquinamento acustico. In più chi cammina appunto con le biciclette di qualsiasi tipo o motorini, già un pullman ti fa sentire il rumore terribile del San Pietrino, quindi come fai? Io infatti devo procedere a piedi e preferisco andare sulla sopraelevata, che è una strada certo non proprio adatta per una bicicletta perché è pericolosa. Quindi inoltre ho potuto notare che ci sono dei cambiamenti dell'asfalto, 3-4 volte l'asfalto cambia, quindi è veramente una cosa allucinante. Io non capisco come è possibile anche avere i tombini non sono a livello, se stanno già scendendo quelli nuovi fatti, assurdo, cioè io non capisco come oggi si possa fare un lavoro pubblico in queste condizioni. E ora un aggiornamento sulla campagna di vaccinazione in Italia e in Campania. Fino alle 8.02 di oggi, 6 febbraio, sono state effettuate in Italia 2.435.489 vaccinazioni. Di queste, per quello che riguarda la Campania, le dosi consegnate sono state 227.965 e ad oggi sono state vaccinate 210.965 persone. La percentuale sulle dosi consegnate è pari al 92,3%. E con le vaccinazioni in Italia siamo in netto ritardo, secondo il presidente della regione De Luca. In Campania seguiamo un ritmo di circa 180.000 vaccinazioni in un mese. Per vaccinare tutta la popolazione campana arriveremo al 2023, ha commentato De Luca nell'appuntamento della diretta del venerdì pomeriggio. Ma ascoltiamo il presidente. Diciamo abbiamo 277.000 dosi fra Pfizer e Moderna e 104.000 dosi di AstraZeneca se e quando verranno. Diamo per buoni questi numeri e dividiamoli per due, perché dobbiamo fare le due somministrazioni per rendere efficace la vaccinazione. Dunque noi avremo, se tutto va bene, circa 180.000 persone vaccinate nel mese di febbraio, diciamo fra metà febbraio e metà marzo. Comunque, nell'arco di un mese, 180.000 persone vaccinate. In Campania dovremmo vaccinare 4.600.000 persone. Se andiamo con questo ritmo, 180.000 vaccinati al mese, in 10 mesi noi avremo 1.800.000 persone vaccinate. Per arrivare a 4.600.000 persone vaccinate, noi impiegheremo tutto il 2021 e tutto il 2022, una parte del 2023. Questo ci dicono i numeri.
E a Napoli negli ultimi 15 giorni, con la riapertura delle scuole, la situazione è drammaticamente peggiorata. Siamo costretti a prendere decisioni drastiche, è una situazione che non possiamo reggere per evitare l'espansione del contagio da Covid. Sentiamo un altro stralcio dell'intervento di De Luca. Poi negli ultimi 15 giorni abbiamo registrato, città di Napoli, per le scuole dell'infanzia e le elementari più 30%. Se leggiamo questo dato, negli ultimi 30 giorni più 60% di contagi. Questi sono i dati rispetto ai quali noi siamo obbligati a ragionare e a prendere decisioni. Da padri di famiglia, da madri di famiglia, da educatori. Allora vedremo quello che valuterà oggi l'unità di crisi regionale, ma è del tutto evidente che questa situazione non la possiamo reggere. E badate, anche nelle scuole dove non abbiamo i 10, i 20 positivi, nel giro di 4 o 5 giorni dobbiamo sapere che arriveremo ad avere i positivi. La decisione che dobbiamo prendere è questa. Facciamo il lavoro di prevenzione avendo davanti agli occhi dei dati che sono pesanti, cioè ci preoccupiamo di fare in modo che questi dati non si estendano in maniera esponenziale alle scuole e poi alle famiglie e poi a tutti i cittadini, o decidiamo di rimanere passivi e di intervenire fra un mese, quando avremo magari le terapie intensive già ingolfate di pazienti destinati spesso a perdere la vita. Questa è l'alternativa che abbiamo di fronte. Intervenire oggi sulla base di quei dati preoccupanti e fare da subito un lavoro di prevenzione, o rimanere fermi ed essere costretti a intervenire fra un mese, ma avendo alle nostre spalle magari 1000 morti in più. E a partire dal pomeriggio di ieri l'unità di crisi della Regione Campania si è riunita per esaminare l'andamento epidemiologico nella nostra regione, con particolare attenzione ai dati registrati nelle ultime settimane nel mondo della scuola. Attraverso una nota diffusa poi in serata si è appreso che ci si è resi conto del trend in crescita in atto in tutte le fasce dell'età scolastica, nel quadro di una crescita generale dei contagi in Campania, di cui dà atto anche il verbale della cabina di regia nazionale. L'unità di crisi ha deciso di aggiornarsi a martedì prossimo per un esame ancora più mirato e aggiornato dei dati di contagio delle scuole, anche in relazione alle attività in presenza che sono ripartite lunedì scorso nelle scuole superiori. Per i dettagli della situazione delle scuole in Campania seguiamo questo servizio. I contagi all'interno delle scuole campane sono in aumento. È bastato circa un mese di apertura da quando si è iniziato con la presenza nelle classi elementari per registrare una risalita dei positivi all'interno della platea scolastica. Alunni e personale docente e non docente, il problema è generale. A lanciare l'allarme è stato lo stesso governatore De Luca, che nella consueta diretta social si è rivolto agli ascoltatori per chiedere prudenza e salvaguardare la salute di bambini e adulti. Nel periodo che va dal 25 gennaio al 4 febbraio sono stati riscontrati nella sola platea scolastica 2.280 contagi. Di tale somma risultano 573 casi nell'infanzia, 617 casi nella primaria, 351 casi alle medie e 739 casi alle superiori. Dati che, presi in assoluto, rappresentano una percentuale esigua dell'intera platea scolastica regionale, ma ciò che spaventa è il trend che si è innescato. Una situazione che vede da una parte genitori e docenti SIDAD e dall'altra NoDAD. A questi si aggiungono gli studenti delle superiori, che già nei giorni scorsi hanno manifestato e sono pronti a rifarlo per chiedere sicurezza nelle scuole.
I 739 contagi già registrati alle superiori che hanno aperto per ultime testimoniano che la vicenda è delicata e la questione riguarda anche l'isola di Ischia. Risultano infatti due positivi all'istituto comprensivo Forio 1 per i quali quattro classi sono state poste in quarantena. In generale non è detto che il contagio avvenga a scuola dove ci sono delle regole, ma il tema sono gli assembramenti fuori gli istituti o ciò che si fa nella vita privata tra amici. Al momento non sono sotto accusa i trasporti, come di recente ha dichiarato il dirigente di EAV Mariano Vignola ai nostri microfoni in seguito ad un costante tavolo di monitoraggio con la prefettura di Napoli, ma l'allarme per ciò che avviene fuori le scuole è stato lanciato proprio attraverso i microfoni di Tele Ischia e ripreso dal quotidiano Roma da Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e Provincia, secondo il quale gli assembramenti fuori gli istituti sono assolutamente da evitare per non rischiare la terza ondata. Intanto nella giornata di ieri si è riunita l'unità di crisi della Regione Campania e nel quadro di una crescita generale dei contagi nella regione si è preso atto del trend in crescita in tutte le fasce dell'età scolastica. Martedì ci sarà un nuovo monitoraggio e se i contagi continuano a salire ci potranno essere provvedimenti restrittivi in favore della DAD. E la Regione Campania intanto conferma il suo ruolo primario nella predisposizione delle linee di intervento per Procida Capitale della Cultura 2022. Lo ha precisato l'assessore regionale Marchiello rispondendo ieri in consiglio all'interrogazione del consigliere Saiello. Sentiamo. Il dossier di candidatura prevede la realizzazione di 44 progetti culturali, 330 giorni di programmazione, 240 artisti, 40 opere originali e 8 spazi culturali rigenerati. Il breve tempo trascorso dalla programmazione ad oggi, poco più di 2 settimane, consente di delineare in questo momento le premesse di una strategia di intervento che certamente sarà chiamata ad integrare turismo, cultura, mobilità, settori complementari e a coinvolgere soggetti istituzionali, attori sociali e le imprese del settore affinché Procida Capitale sia volano di attrazione e sviluppo per l'intero territorio regionale, configurandosi come occasione fondamentale di valorizzazione e rilancio e di superamento della fase di emergenza epidemiologica. In questo senso, anche sulla base del modello di lavoro comune sviluppato con il Comitato Promotore, ad oggi è possibile delineare in embrione, anche in coerenza con il DEF, il documento di economia e finanza regionale, alcuni possibili assi per la realizzazione dei successivi interventi. Costruzione di tavoli tematici per aree di interesse con i soggetti pubblici e privati per la definizione di obiettivi comuni e condivisi. Promozione di interventi di comunicazione e marketing territoriale per la diffusione e il consolidamento dell'immagine nazionale e internazionale della Campania come attrattore turistico e culturale, superamento della frammentazione degli interventi attraverso processo partecipativo fondato sulla collaborazione istituzionale e con il confronto con gli stakeholder pubblici e privati, avendo come idea di fondo la convinzione che la cultura può essere una insostituibile leva di rilancio, realizzazione di accordi, intese e protocolli con il Comune di Procida, nonché con gli altri enti locali interessati per interventi di interesse specifico, investimento di risorse significative europee, nazionali e regionali con lo scopo di mettere a sistema e rilanciare l'intero settore per la promozione e la valorizzazione della cultura, promuovendone la connessione con tutti gli altri settori, in particolare quello turistico, implementazione della rete di comunicazione regionale e integrazione dell'apporto di ogni settore coinvolto a testimonianza dell'eccellenza della Campania. Queste le embrionali linee di azione che la Giunta regionale avrà modo di specificare con particolare dettaglio al fine di coordinare e integrare i singoli apporti e assicurare che Procida Capitale della Cultura 2022 costituisca una reale occasione di rilancio e valorizzazione dei nostri territori. E torniamo a parlare di calcio, in particolare dell'eccellenza, perché alla vigilia dell'assemblea elettiva la Lega Nazionale Dilettanti ha riunito a Roma il suo consiglio direttivo. Il massimo organismo della Lega Dilettanti, dopo un ampio e approfondito confronto, si è pronunciato in modo unanime per favorire la ripresa, ma ha ravvisato tutte le difficoltà legate alla stessa. Per questo ha dato delega al presidente Sibilia e ai consiglieri federali in quota Lega Nazionale Dilettanti di sottoporre all'esame della FIGC le condizioni per consentire la ripresa dei campionati.
e l'EAV, compagnia che si occupa dei trasporti pubblici sull'isola, avvisa che a seguito dello sciopero di 4 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL e FAISA CISAL, per il giorno lunedì 8 febbraio il servizio automobilistico non potrà essere assicurato dalle 9 alle 13. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.